Mi chiamo Valentina Nicchiotti e lavoro presso questa azienda come tecnico di laboratorio, ingegnere di processo. Ho studiato all'Università di Trento ingegneria industriale. Quando ho iniziato l'università io c'erano veramente poche donne che studiavano dentro. Penso che sia dovuto al fatto che probabilmente la ricerca e tutto quello che è la parte scientifica è vista più come lavoro maschile. Sempre stata vista così, secondo me. Adesso ci sono sempre più donne all'interno dell'università e credo che possano portare veramente uno sviluppo in più nella conoscenza scientifica. Io non ero particolarmente portata a fare studi umanistici, quindi diciamo che dovevo stare vicino a casa mia, che abita a Bolzano. Trento era una delle migliori università, soprattutto ingegneria, quindi mi sono buttata su questo settore, soprattutto la parte di materiali, che era quella che mi interessava. Io principalmente sono nel laboratorio di metallurgia e faccio tutte le analisi che servono per controllo di qualità, quindi si passa da analisi di densità a percentuali di carbonio a microstrutture, quindi con attacchi chimici e tutto quello che ne segue. La sfida professionale entrando in questa azienda è stata soprattutto mettere in piedi un po' il laboratorio di metallurgia. Inizialmente qui si facevano le analisi, ma non esisteva particolarmente il laboratorio, quindi praticamente siamo partiti da zero. Al momento la più grande soddisfazione è vedere che il laboratorio sta funzionando. Ovviamente ci è voluto un po' di tempo, però penso che stiamo lavorando bene comunque. Consigliare a una bambina di intraprendere una materia scientifica o comunque un settore scientifico, penso che l'idea di poter studiare tutto quello che riguarda la scienza in generale, che sia dalla natura alla parte più scientifica, che sono ad esempio i materiali con tutte le caratteristiche che riguardano i materiali, penso ti apra un mondo veramente, ti apra veramente molto la mente e aiuta tantissimo, sia lavorativamente parlando che personalmente proprio. Avere un team che non è composto principalmente solo da un genere, che sia maschile o femminile, porta tantissimo. Il team in generale porta tanto comunque in un'azienda, indipendentemente. Ma avere teste diverse, che siano maschili e femminili, secondo me porta molto di più, perché comunque sono visioni diverse del mondo. Comunque, quella femminile e quella maschile sono indipendentemente diverse. Quindi penso che possa dare veramente tanto. Direi quasi che può essere magari che una donna non è detto, però possa essere anche più meticolosa su certe cose rispetto a un uomo e viceversa anche, ovviamente.